Oggi parliamo di verniciatura, vernici finali date ai quadri. Questo quadro l'ho realizzato circa un anno addietro, non è stato mai verniciato, non è stata data neanche quella provvisoria, quindi innanzitutto lo apriamo per vedere in che condizioni è, perché a suo tempo ebbe un problema di distacco di colore e quindi è il caso di dargli un'occhiata. Se vediamo che non ha subito, perché poi fu restaurato, non ha subito problematiche nel tempo, gli diamo la vernice finale. Sembra che non abbia problemi. È un'opera iperrealista, tratta una foglia, è un quadro molto bello, io ci sono molto affezionato a questo quadro. Qui c'è un piccolo bozzo che può essere corretto passando dell'acqua nella parte retrostante del quadro. E vi faccio vedere il quadro da vicino perché è molto bello, almeno mi piace tantissimo. Questo diciamo che è il quadro. Ripeto, è un'opera iperrealista, è una fogliolina a grandezza naturale, cioè per come la vedete in effetti era. È riportato il video nel mio canale, quindi potete guardare da dove che viene. E devo dire che con il tempo ha preso, i colori si sono cristallizzati, asciugati del tutto, insomma sono contento di quest'opera. Adesso dobbiamo pensare di passare la vernice, cioè di rendere quest'opera molto duratura nel tempo. Per poterlo fare dobbiamo passare questo film sulla superficie del quadro in modo da isolarlo dagli agenti atmosferici e quindi, oltre che dare un aspetto uniforme, devo dire che il film pittorico è abbastanza uniforme, quindi se fosse data per una questione di uniformità non ci sarebbe bisogno, perché è già abbastanza uniforme il colore. Quindi diciamo che lo diamo questa vernice gliela diamo solo per una questione di protezione. Io non vorrei che il quadro perdesse questa sua opacità, perché mi piace molto l'opacità che ha in questo momento, e quindi vorrei che rimanesse questa opacità. Quindi utilizzerò una vernice finale opaca che mi dia la possibilità di mantenere questa opacità. Le vernici che generalmente si utilizzano per le belle arti, attenzione a non confonderle con quelle che vendono nelle ferramenta, perché ci sono delle vernici che possono essere utilizzate per il legno e che possono essere per gli usi più svariati. La vernice che viene utilizzata per le belle arti deve essere una vernice conosciuta, nel senso che nel caso di restauro del quadro la vernice deve poter essere tolta dal dipinto per arrivare di nuovo al colore, restaurare il quadro e poi rimettere la vernice nella parte superiore del quadro. Quindi per poter fare questo bisogna utilizzare delle vernici conosciute che possono essere, nel momento in cui si dovesse restaurare il quadro o dovesse ingiallire per un motivo qualsiasi la vernice,
deve poter essere tolta da un restauratore ed essere ripristinata o restaurato il quadro. Quindi attenzione a non utilizzare vernici che poi non possono essere tolte, o che possono essere tolte per esempio con gli sverniciatori che utilizzano i carrozzieri, perché in un quadro è ovvio che non potete utilizzare queste sostanze per poter sverniciare. Quindi vi consiglio di utilizzare vernici conosciute, soprattutto che possono essere tolte, quindi acquistate vernici in negozi di belle arti. Del resto poi la vernice, vi accorgerete che una boccettina di questa vi basta per tantissimi quadri, quindi il prezzo di 6 massimo 10 euro che può costare, o se ne consumate molta prendete quella da 2,50, è irrisorio rispetto a quello che è il consumo effettivo del quadro. Sono i colori quelli che costano di più, non tanto la vernice finale. Le vernici finali costano poco e durano tantissimo, quindi utilizzate, ripeto, vernici che acquistate in negozi di belle arti, che siano soprattutto conosciute e asportabili dal dipinto. E abbiamo due modi di procedere: o utilizziamo una vernice bianca matta, io utilizzo questa della Le Franc, è la 1991 ed è una vernice bianca matta, all'incirca è la vernice che si potrebbe ottenere mischiando della dammara con della cera d'api vergine. Faremo magari qualche video su questo. Ve la potete preparare tranquillamente a casa riscaldando a bagnomaria la dammara all'interno di un pentolino e sciogliendo circa il 20% di quello che è il peso della dammara di cera d'api. Una volta incorporata non si stacca più, alcune aggiungono anche un pochettino di trementina a questa soluzione, fanno, che so, un 80-10, un 70-10 e 20, o diciamo ricette diverse, comunque sostanzialmente è cera d'api e dammara. Questa è della Le Franc, probabilmente sarà su base, ci dovrebbe essere la scheda tecnica, ma sinceramente non ce l'ho. Comunque l'effetto finale è matto. Oppure possiamo utilizzare una 811 che dà un effetto satinato, è un pochettino più liquida rispetto all'altra, vanno agitate prima di essere passate, perché ci sono delle sostanze che magari si diventano sul fondo e quindi vanno staccate col diluente che è inserito all'interno della stessa vernice. Sono indeciso quale utilizzare, probabilmente utilizzerò quella matta perché vorrei che questa foglia mi rimanesse esattamente così per com'è, quindi con molta probabilità utilizzerò l'altra. Vanno passate due mani di questa vernice e asciugano abbastanza in fretta, asciugano nell'arco di qualche ora, lasciando un film pittorico, scusate, un film di protezione molto sottile. Va passata con un pennello piatto, ovviamente, possibilmente largo. Io utilizzo un pennello normalissimo, tipo quelli da pittore, per capirci, e gliene do un film molto leggero e sottile. Niente, procediamo e vedremo poi l'effetto finale che ha questa verniciatura. Scorsa una settimana da quando abbiamo passato l'ultimo strato di vernice, alla fine ho optato per quella satinata. Questo, diciamo, è l'effetto che ha questo tipo di vernice. Diciamo che sostanzialmente è un semimatto e devo essere sincero, mi aggrada parecchio
l'effetto che ha lasciato nel quadro. E magari lo guardiamo più da vicino per farvi rendere conto. Questo è l'effetto satinato di questo tipo di vernice della Le Franc. Sono rimasto molto soddisfatto della verniciatura, oltre che del quadro, e per qualche decennio non ci dovrebbero essere problemi, e se ci fossero, la vernice può essere asportata con estrema facilità per restaurare eventualmente il dipinto. Io non ho altro da dirvi se non salutarvi e rimandarvi al prossimo video, e come al solito vi esorto, se volete rimanere informati su quelle che sono le mie ultime pubblicazioni video, di iscrivervi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook, al mio profilo o al profilo Instagram. Vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao!